Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Nel Vangelo della scorsa settimana, ricordate, noi abbiamo ascoltato il racconto della guarigione di Bartimeo, il cieco di Gerico, il quale, dopo aver recuperato la vista, ha cominciato a seguire Gesù lungo la via. La metà del viaggio di Gesù era Gerusalemme, dove avrebbe dato il segno massimo dell'amore, il dono della vita. Come è stato accolto al suo arrivo? Siamo nella settimana prima della Pasqua e la città santa, la spianata del Tempio, brulicano di pellegrini. Qualcuno lo conosce, molti ne hanno solo sentito parlare, ma lo stimano perché sanno che lui ha curato dei malati. Quindi dal popolo Gesù è amato. È con l'istituzione religiosa che è sorto il conflitto. Gli scribi, i rabbini, i farisei lo ritengono un seduttore del popolo, un eretico che è in combutta con Belzebul, perché insegna dottrine contrarie alla tradizione. Per questo, da tempo, hanno deciso di toglierlo di mezzo. Adesso lui si trova a Gerusalemme, che è il centro dell'istituzione religiosa, e l'Evangelista Marco riferisce come lui ha trascorso l'ultima settimana nella città santa. Appena giunto, dice che è entrato nel Tempio, si è guardato attorno, ha osservato ogni cosa, poi, essendo oramai tardi, è uscito dal Tempio con i dodici ed è andato a trascorrere la notte a Betania. Il mattino seguente è tornato nel Tempio e ha compiuto un gesto drammatico. Si è scagliato contro venditori e compratori, ha rovesciato i tavoli dei cambiamonete, ha buttato all'aria le sedie dei venditori di colombe e li ha scacciati tutti fuori, dicendo: non fate di questa casa di preghiera una spelonca di ladri. Come mai si è comportato in questo modo? Un gesto che lascia un po' sconcertati anche noi oggi. Era solo per mostrare la sua indignazione per la commistione pratica religiosa, interessi economici, denaro, che chiaramente Dio non sopporta. Per questo sì, ma non solo per questo. Il gesto di Gesù aveva un significato molto più forte. Era la condanna del rapporto commerciale con Dio. Cosa intendo dire? Cosa accadeva nel Tempio? Le guide spirituali avevano insegnato che per ottenere grazie e favori da Dio, la fecondità dei campi, degli animali, la buona salute, la protezione dalle sventure, bisognava offrirgli qualcosa, olocausti, sacrifici, incensi, e i sacerdoti svolgevano la funzione di mediatori, cioè non è che il popolo poteva offrire lui a Dio, doveva passare attraverso i sacerdoti del Tempio. Gesù insegnava che non c'è nulla da offrire a Dio, perché il Padre del Cielo concede gratuitamente a tutti, anche ai malvagi, i suoi benefici. I sommi sacerdoti del Tempio si sono resi conto che se Dio è amore gratuito e incondizionato, come predica Gesù, la loro professione non ha più ragione di esistere. Il culto del Tempio è destinato a scomparire. Facciamo attenzione, perché l'idea del rapporto commerciale con Dio è ancora presente in noi. Non gli offriamo più gli agnelli e i capri, no. Ma pensiamo, perché per ottenere i favori da Dio, le sue grazie, il suo premio anche in paradiso, sia necessario offrirgli le nostre buone opere, le nostre preghiere. No, Gesù
dona gratuitamente tutto il Dio di Gesù di Nazaret. È così. È amore incondizionato. Se compiamo delle opere buone, dobbiamo ringraziarlo, perché seguendo la luce che lui ci dona, noi diventiamo più belli. Quando compiamo opere buone, assomigliamo sempre di più a Gesù. Siamo dei veri figli di Dio, di questo dobbiamo ringraziarlo. Non è che ci ottengono dei favori. Basta col rapporto commerciale con Dio. Noi da Dio riceviamo soltanto e dobbiamo solo ringraziarlo. È a questo punto, dopo il gesto compiuto da Gesù, che il conflitto con l'autorità religiosa diviene insanabile. E difatti, dopo aver narrato questa prima scena, l'Evangelista Marco continua il suo racconto presentando 7 dispute in cui Gesù è coinvolto, dispute che avvengono tutte nel Tempio. I sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani pongono domande capziose a Gesù, soppesano ogni sua parola perché lo vogliono accusare. Ricordiamo, gli tendono quel tranello, gli chiedono: ma è lecito pagare il tributo a Cesare? Sono mossi da astio contro Gesù. Il Vangelo di oggi va collocato in questo contesto polemico. Ci presenta infatti la quinta di queste 7 dispute. È una disputa però diversa dalle altre. Sentiamo. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi che lo aveva udito discutere con i sadducei. E, visto come aveva risposto a loro in modo bello, gli domandò: qual è il comandamento primo di tutti? Abbiamo detto che questa è la quinta delle 7 dispute che ci sono state riferite dall'Evangelista Marco. E c'è un rabbino che ha assistito alle 4 dispute precedenti ed è rimasto ammirato dal modo bello in cui Gesù ha risposto a chi gli poneva domande, gli faceva obiezioni. Lui, a differenza dei suoi colleghi, non coltiva astio nei confronti di Gesù, è sincero, ricerca solo la verità. E allora si fa avanti perché desidera conoscere l'opinione di Gesù riguardo a una questione che era dibattuta fra loro rabbini. Qual è il comandamento che è il primo di tutti? Perché si ponevano questo problema? Perché dalla Torah loro avevano ricavato 613 comandamenti. Si trattava di decidere da quale comandamento derivavano tutti gli altri. Non era una questione oziosa, che è importante anche per noi oggi. Proviamo a pensarci, anche noi. Abbiamo un primo comandamento da cui dipendono tutti gli altri, tutte le decisioni che prendiamo nella nostra vita. Se il tuo primo comandamento è: tu devi far soldi, tutti gli altri comandamenti derivano da questo. Quindi deriverà il comandamento: devi lavorare, devi impegnarti, devi alzarti presto al mattino. Poi, se necessario, devi anche imbrogliare, sfruttare, rubare, fare il furbo. Ma il primo comandamento potrebbe anche essere: devi sempre essere ben voluto, amato da tutti. E allora cambiano i comandamenti che ne seguono, che derivano da questo. E quindi i comandamenti saranno: sii buono, gentile, disponibile, servizievole, leale. Scegli la professione in cui puoi rendere più felici le persone che stanno accanto a te. Ognuno di noi potrebbe porsi utilmente questa domanda semplice semplice: qual è il primo comandamento che tu hai nella vita, quello da cui dipendono tutte le scelte che tu fai? Oggi noi sentiremo Gesù suggerirci
quello che secondo lui deve essere il primo comandamento. E sarà importante che anche noi scegliamo quel comandamento e far derivare poi tutti i nostri comandamenti nella vita da quel comandamento che lui ci indica come primo. Al tempo di Gesù circolavano varie opinioni fra i rabbini riguardo a questo problema. Alcuni ritenevano che il primo comandamento fosse quello di non avere altri dei, solo Adonai, il Signore. Poi c'era l'opinione di Rabbi Hillel, il quale diceva: il primo comandamento è ciò che tu non vuoi che sia fatto a te, tu non farlo agli altri. Questa è tutta la legge, tutto il resto è commento. Beh, un'opinione anche bella, ma molto fragile, perché manca tutta la parte positiva. Fai agli altri le cose belle che tu desideri che siano fatte a te. Rabbi Akiva insegnava: primo comandamento è ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è il grande principio della Torah. Sentiamo adesso come la pensa Gesù, perché sarà importante anche per noi mettere quel comandamento come il primo e far derivare da quel comandamento tutti i precetti che noi diamo a noi stessi poi nella vita. Sentiamo. Gesù rispose: il primo è ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Il rabbino si aspettava che Gesù avrebbe indicato uno dei comandamenti di Mosè. Invece ha detto che il precetto da cui dipendono tutti gli altri si trova nella professione di fede che tutti gli ebrei, anche oggi, recitano due volte al giorno. È tolta dal capitolo 6 del libro del Deuteronomio ed inizia così: ascolta Israele, Shema Israel. Per 5 volte nel libro del Deuteronomio è ripetuto da Dio questo richiamo: ascolta Israele, ascolta il tuo Dio, è Lui l'unico Signore. Non ascoltare altri dei, non prestare attenzione a ciò che ti dicono gli idoli. Forse noi pensiamo che sia facile ascoltare, non è così. Facile è udire, sentire. Il nostro apparato uditivo si attiva automaticamente quando qualcuno parla. Ma l'ascolto è un'altra cosa, significa lasciarsi coinvolgere emotivamente con chi ci parla. Vi sarà certamente capitato di vedere un ebreo in preghiera che si copre gli occhi con le mani o con un velo. Lo fa quando recita lo Shema Israel, la professione di fede. Come mai chiude gli occhi? Perché l'israelita non è uno che vede il suo Dio, ma uno che ascolta il suo Dio e si copre gli occhi per non essere distratto, per potersi concentrare in ciò che il Signore gli dice. Anche tu, se non chiudi gli occhi, sarai distratto dai modelli di vita che circolano attorno a te. Se non crei silenzio interiore, se non poni momentaneamente a tacere le tue idee, le tue convinzioni, se non metti da parte te stesso, non crei la condizione per poter accogliere la voce del Signore che ti parla, lo udrai, ma non interiorizzerai la sua parola. Ascoltare significa permettere a qualcuno di entrare nella nostra vita con le sue parole, con i suoi suggerimenti. Per questo bisogna anche fare attenzione a chi si ascolta, perché poi noi diventiamo ciò che ascoltiamo, diventiamo ciò che abbiamo deciso di lasciare entrare nel nostro cuore, nella nostra mente.
E Gesù ci dice: chi ascoltare, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Adonai deve essere l'unico Dio che tu ascolti, non altri dei. Se tu ascolti il Dio sbagliato, l'idolo, se lo lasci entrare in te, l'idolo ti rovina, non ascoltarlo. Se ascolti il denaro, se lo lasci entrare nella tua mente e nel tuo cuore, le sue proposte ti rovinano. E adesso Gesù indica come ci si deve lasciar coinvolgere in questo ascolto. Sentiamo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Lo amerai con tutto il tuo cuore. Nulla di intimistico. Il cuore per i semiti, lo sappiamo, è sì anche la sede dei sentimenti, ma è soprattutto il centro dal quale partono tutte le scelte, dove vengono prese tutte le decisioni. L'amore, quindi, di cui si parla qui, indica il coinvolgimento di vita totale con Dio, come avviene fra lo sposo e la sposa. La sposa consegna tutta se stessa, tutta la propria vita allo sposo, perché sa di essere amata e sa che solo lui la può rendere felice. Amare Dio con tutto il cuore vuol dire mantenersi sempre in piena sintonia con i suoi pensieri, con i suoi disegni. E questo amore deve essere totale, tutto il cuore, perché il Signore Dio di Israele, Adonai, non è come gli dei pagani, i quali non sono gelosi. Uno può adorare Giove, ma anche Saturno e anche Mercurio, il patrono dei ladri, e loro non sono gelosi l'uno dell'altro. Il Dio di Israele non sopporta amanti. Quante volte ripete nella Bibbia: Ani el Kana, io sono un Dio geloso, ti voglio troppo bene e so che se tu, oltre a me, hai nel cuore degli amanti, il denaro per esempio, non potrai essere felice. E poi con tutta l'anima, in ebraico c'è il termine nefesh, che non indica l'anima, ma la persona, tutta la vita. Ogni momento della tua vita deve essere orientata dalla luce che viene dallo sposo, non da idoli. La vita concreta deve essere spesa tutta intera nella realizzazione di quello che è il disegno di Dio su di te. Non ci sono momenti in cui puoi fare delle scelte suggerite dagli idoli. E poi con tutte le forze, cosa sono queste forze? Il testo ebraico dice col meodecha, letteralmente significa con tutto il tuo molto. Tu hai molti doni nelle mani, molti doni che ti vengono dal Signore. Bene, devi metterli tutti a disposizione del suo disegno di amore. A questo punto Gesù fa un'aggiunta alla professione di fede del suo popolo. Dice: lo amerai con tutta la mente. Se si vuole che l'adesione a Dio sia autentica, solida, incrollabile, non la si può fondare su fugaci emozioni, farla dipendere da qualche pia devozione. No, deve coinvolgere la mente, la ragione, l'intelletto. Deve essere frutto di una scelta cosciente, ben ponderata. Deve soddisfare la mia ragione. La mia ragione deve essere sazia, perché la ragione me l'ha data Dio. Poi, quando tutto è ragionevole, non razionale, ragionevole, allora faccio la scelta che è come l'amore. Mi affido al Signore. E quindi la scelta di fede autentica non ha nulla da spartire con le credulonerie,
con le superstizioni, con certe pratiche devozionali. Pensiamo a certe devozioni a reliquie che non si discostano molto dall'attaccamento ad amuleti o talismani. Stiamo attenti. La nostra fede deve essere ragionevole, non razionale, ragionevole. E allora, chi non dedica tempo allo studio della parola di Dio? Chi non è in grado di dare risposta a chi gli chiede le ragioni della sua scelta di fede, non può affermare di amare Dio con tutta la mente. E adesso, senza che gli sia stato richiesto, Gesù fa un'aggiunta a questo primo comandamento. Sentiamo. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Amare vuol dire prendere posizione in favore della vita. Quando decidi di fare qualcosa, dovresti sempre chiederti: ciò che sto per fare è per la vita o è causa di morte? Prova a sottoporre a questo interrogativo tutti i momenti della tua vita personale e sociale. Le tue parole, per esempio, ciò che stai per dire, pensaci, donerà vita, gioia o causerà dolore, toglierà vita. E devi amare come te stesso. Gesù non sta parlando a un discepolo, sta parlando a un ebreo. È un rabbino, conosce molto bene la misura massima dell'amore che c'è nell'Antico Testamento. Al capitolo 19 del Levitico c'è scritto: tu non ti vendicherai, non serverai rancore nei confronti del fratello, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Non era l'orizzonte ultimo dell'amore. Gesù andrà oltre questa misura dell'amore quando dirà: amatevi come io vi ho amato, cioè come ho fatto io. Dovete essere pronti anche voi ad amare anche il nemico, anche colui che ti fa del male. Oltre questo orizzonte dell'amore è assolutamente impossibile andare. Amare anche colui che è disposto a toglierti la vita. Tu stai dalla parte della sua vita e vuoi solo la sua vita. Oltre è impossibile andare. Rimane a questo punto da chiarire che rapporto c'è fra i due comandamenti, il primo e il secondo. L'amore all'uomo richiede impegno per far sì che a nessuno manchi ciò che è necessario per la vita. Però questo impegno non deve far passare in secondo piano i doveri nei confronti di Dio, la preghiera, messa domenicale, le pratiche religiose. Quindi una parte del tempo va dedicata al lavoro, alla famiglia e agli amici, ma guai rubare a Dio ciò che gli spetta. Lo so che non vi piace questa interpretazione, che è molto diffusa, ma è pericolosa. Perché? Intesi in questo modo, i due comandamenti sono in contrapposizione l'uno con l'altro, mettono Dio e l'uomo in competizione, perché ciò che viene donato all'uno viene tolto a quell'altro e alla fine nessuno dei due è pienamente soddisfatto. Non è questa l'interpretazione dell'unico comandamento dell'amore che coinvolge Dio e l'uomo in un unico amore. Difatti, teniamo presente che soltanto l'Evangelista Marco ci dice che c'è un primo e un secondo comandamento. Matteo riferisce la risposta di Gesù in modo più sfumato, dice: il secondo è simile al primo, quindi non è inferiore. E Luca non accenna un primo e un secondo, dice: c'è un solo comandamento, ama il Signore Dio tuo e il prossimo tuo come te stesso, unico comandamento. Bene,
In tutto il resto del Nuovo Testamento non si parla più di due comandamenti, ma di un solo comandamento. E qual è questo unico comandamento? L'amore all'uomo. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice: questo è il mio unico comandamento. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Paolo, nella lettera ai Romani, dice: tutti i precetti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassumono in queste parole: ama il prossimo tuo come te stesso. Pieno compimento della legge è l'amore. E poi, scrivendo ai Galati, ancora più chiaro, dice: tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. I due comandamenti, dunque, non possono essere separati perché sono la manifestazione di un unico amore che coinvolge Dio e tutti i suoi figli. È lo stesso amore di Dio che attraverso di noi giunge al fratello. Dio rimane l'unico fondamento dell'amore al prossimo, difatti. Se eliminiamo Dio, è molto difficile trovare un fondamento solido all'amore incondizionato per il fratello, un amore che giunge anche a chi ti fa del male. Se eliminiamo Dio, è difficile porre un fondamento dell'amore. Sentiamo adesso la risposta del rabbino. Lo scriba gli disse: hai parlato in modo bello, maestro. È secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto da persona saggia, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Vediamo di ripercorrere il cammino spirituale di questo rabbino. Potrebbe essere la nostra storia. Il primo passo che compie per avvicinarsi al regno di Dio è che lui, a differenza dei suoi colleghi rabbini, non è prevenuto nei confronti di Gesù. Si avvicina a lui perché cerca la verità. È quindi un uomo dal cuore puro. Facciamo attenzione: se uno coltiva idee preconcette nei confronti del Vangelo, non compirà neppure questo primo passo. Rimarrà sempre lontano dal regno di Dio. Secondo passo: è uno che, quando ha cominciato a cogliere la verità, non si accontenta, cerca sempre di sapere di più. Difatti si rivolge a Gesù per chiedergli: qual è il primo comandamento, quello dal quale io posso poi far dipendere tutte le scelte della mia vita? E lo chiede a Gesù perché ha capito che le sue parole sono vere, dice cose belle. Terzo passo: dopo che Gesù gli ha indicato il comandamento dell'amore come quello dal quale far dipendere tutta la propria vita, lui riconosce di nuovo: hai parlato in modo bello, maestro, hai pronunciato parole vere, hai ragione, è da questo comandamento dell'amore che devono derivare tutte le scelte della mia vita. Quindi lui ha interiorizzato la risposta di Gesù, l'ha accolta nel proprio cuore. Ultimo passo che lui compie: opera una rottura con la concezione diffusa in Israele, dove si riteneva che il rapporto con Dio avveniva attraverso il culto, i riti, i sacrifici. Lui ha capito che si entra in armonia con il Signore quando si ama. È a questo punto che Gesù gli dice:
non sei lontano dal regno di Dio. Cosa gli manca? Non ci viene detto. Ripeto, questa potrebbe essere la nostra storia. È già molto se siamo arrivati vicini al regno di Dio. Cosa manca? La decisione di accogliere in pienezza la proposta di mondo nuovo che Gesù ci fa, entrare noi dandogli la nostra adesione. Non lo sappiamo se il rabbino ha fatto questa scelta. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.